Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parliamo di formula minima e formula molecolare e vedere come si determina la formula minima. Come sono solito fare prima di addentrarci nell'esercizio pratico, è opportuno fare alcune riflessioni sul significato di formula minima e formula molecolare. Innanzitutto, la formula minima, chiamata anche formula empirica, ci fornisce semplicemente il tipo di elementi chimici che costituiscono la molecola, senza indicarci il numero di atomi per di ogni singolo elemento. La formula molecolare, invece, è un grado più avanzato di formula, in quanto, oltre a fornirci i rapporti di combinazione tra gli elementi, ci dice anche quanti atomi ci sono per ogni specie chimica. La formula molecolare viene indicata anche come formula bruta o formula grezza. Nella formula minima vediamo un classico esempio che viene sempre preso come spiegazione, cioè il famoso CH, in cui abbiamo carbonio e idrogeno legati tra di loro. Questo CH può essere la formula minima di due composti, per esempio il benzene, C6H6, oppure l'acetilene C2H2. Per cui, come è facile intuire, la conoscenza della formula minima non è sufficiente a definire in maniera completa quella che è la formula molecolare. E infatti, se noi non conosciamo il peso molecolare della molecola, non riusciamo a definire ciò che ci interessa. Un altro esempio di formula minima può essere, per esempio, quello della formaldeide C H2O, che è la formula minima, per esempio, dell'acido acetico, che è C2H4O2. In questo caso, la formula minima coincide con una molecola e, mentre l'acido acetico, vedete, contiene due volte la formula minima. Infatti abbiamo due atomi di carbonio, quattro di idrogeno e due di ossigeno. Vediamo un attimino di prendere un altro esempio, così per allargare un attimino l'orizzonte della chimica. Consideriamo i carboidrati. I carboidrati, quindi parliamo di monosaccaridi, hanno questa formula minima, CN, o meglio questa formula generale, CN, H2N, ON, dove N, attenzione, deve essere maggiore o uguale a 3, altrimenti non è possibile applicare questa regola. Quindi più piccolo zucchero, monosaccaride, avrà questa formula minima, C3H6O3. Però, benché si riesce a definire la formula, noi di questa sostanza conosciamo due isomeri. Due isomeri, cioè sono due molecole che hanno la stessa formula bruta o grezza, ma gli elementi sono legati in modo diverso. Quindi vedete, la formula molecolare non ci indica se abbiamo a che fare con degli isomeri o meno. Quali sono questi due zuccheri? Sono la gliceraldeide e il diidrossiacetone, di idrossiacetone, cioè noi dall'analisi possiamo andare a definire un C3H6O3, ma non sappiamo se è la gliceraldeide o l'idrossiacetone. Infatti, se noi andiamo a considerare come sono legati tra di loro e quindi passare a un altro tipo di formula, la formula di struttura, ci accorgiamo che sono due molecole che hanno strutturalmente uno scheletro diverso. Per esempio, la gliceraldeide ha questa struttura, in cui abbiamo HOH, OH, C3H6O3. Il diidrossiacetone invece ha questa struttura. Per Vedete, quindi è un isomero che, benché abbia lo stesso numero e tipo di atomi, gli elementi sono legati in modo diverso. Quindi la formula molecolare ci indica
solamente il numero e gli atomi della molecola, ma non ci dice come sono legati. Quindi bisogna passare al successivo grado di conoscenza, che è la formula di struttura. La formula di struttura è il penultimo grado di conoscenza, in quanto la formula che ci permette di definire in modo completo la formula di una molecola è la formula sterica. La formula sterica che cosa ci indica? Ci indica come sono disposti nello spazio gli atomi. Per esempio, consideriamo il caso più semplice: il carbonio, che è il carbonio legato a 4 idrogeni, quindi parliamo di metano, quindi un atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno, che sono legati con legami sigma semplici, quindi abbiamo questa formula di struttura, ma da un punto di vista geometrico è il carbonio è legato ai 4 idrogeni, i quali sono ai vertici di un tetraedro con un angolo di 109 gradi. Virgola, virgola 5. Un altro esempio di formula molecolare che, come dicevo prima, può essere quella sempre dei carboidrati. Se noi consideriamo, per esempio, N uguale a 6, la formula diventerebbe, quindi CN, abbiamo detto H2NON, diventerebbe C6 H12 o 6, e tutti direste: è il glucosio. In realtà no, questo C6H12 o 6 può essere il fruttosio, può essere il mannosio, può essere il galattosio. Quindi la formula molecolare ci indica correttamente il numero di atomi di ogni elemento singolo, ma non ci dice poi come sono legati tra di loro, e quindi si apre un capitolo della isomeria che poi viene trattato in maniera più completa nella chimica organica. Quindi, fatte queste premesse, la formula minima, i rapporti minimi di combinazione, e quindi bisogna conoscere la composizione qualitativa e quantitativa delle analisi di laboratorio, ci dice po molto poco. Il successivo grado, quello che interessa a noi maggiormente, la formula molecolare, e quindi il numero di atomi di ogni singola specie, che è un multiplo della formula minima, ma i gradi più avanzati che ci permettono di completare il discorso sono la formula di struttura e la formula sterica, che abbiamo visto poc'anzi. Bene, fatta questa premessa, questa doverosa premessa, andiamo un attimino a fare un semplicissimo esercizio, e vedere come costruiamo la formula minima di un composto. Quindi, dall'analisi, generalmente queste analisi vengono fatte per combustione, dall'analisi risulta che un composto è formato per il 66,7% da carbonio, dal 3,7% di idrogeno e dal 29,6% di ossigeno. Vogliamo conoscere la formula minima. Benissimo, possiamo innanzitutto dire che queste percentuali possono essere trasformate chiaramente in grammi, in 100 grammi, e che la somma, attenzione, deve dare sempre il 100%. Quindi come operiamo? Innanzitutto, conoscendo i grammi e conoscendo il peso atomico, possiamo calcolarci il numero di moli di ogni singolo elemento, indicando con Cx, H, Y e OZ la molecola sconosciuta, vediamo di procedere al calcolo del numero di moli. Quindi il numero di moli di carbonio è uguale a 66,7 grammi fratto 12 grammi mole, e il valore è 5,55 moli. Poi vediamo il numero di moli di idrogeno, quindi il numero di moli di idrogeno sarà pari a 3,7 grammi fratto 1,008 grammi su mole, e il valore che ne scaturisce, io ho già fatto il calcolo, è 3,67 moli. Ci calcoliamo il numero di moli di ossigeno, che è pari a 29,6 grammi fratto
15,99. In questo caso, quando andiamo a calcolare la formula minima, è opportuno andare il più possibile alle cifre, in quanto nei calcoli siamo più precisi. Quindi, fratto grammi mole, il valore è 1,85. Quindi, queste sono le moli di ossigeno, di carbonio e di idrogeno contenute in 100 grammi. Fatti questi calcoli, adesso dobbiamo vedere quanti atomi di carbonio, di idrogeno e ossigeno sono presenti in questa formula minima. Come operiamo? Andiamo a operare in questo modo, cioè andiamo a dividere le moli ottenute per il valore più piccolo di moli, che in questo caso è quello relativo all'ossigeno. Per cui, andando a eseguire i calcoli, abbiamo quindi x del carbonio uguale a 5,55 moli, quindi questo è un numero adimensionale, fratto 1,85 moli. Il valore che ne scaturisce è 3, quindi x uguale a 3. Poi y sarà pari a 3,67 moli fratto 1,85 moli. Il valore è pari a 2, quindi y è uguale a 2. L'ossigeno, chiaramente, essendo più piccolo, quindi il z sarà pari a 1,85 moli fratto 1,85 moli, il valore sarà pari a 1, quindi z è uguale a 1, quindi la molecola avrà C3H2O. Quindi questa è la formula minima che, ripeto, potrebbe coincidere con la formula molecolare, ma se noi non conosciamo il peso molecolare della sostanza, di fatto non abbiamo svolto granché. Può accadere che durante i calcoli possano uscire dei numeri frazionari. Ora facciamo per assurdo, consideriamo per assurdo che il valore 1, anziché fosse uscito 1, anziché 1 fosse uscito 1,5. Chiaramente noi non possiamo inserire un valore frazionario sotto l'ossigeno e mettere 1,5. Siccome sappiamo, in coerenza con la legge di Proust, che gli elementi si combinano tra di loro in rapporti costanti e definiti e numeri interi, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a moltiplicare questo 1,5 per un numero che ci dia un valore intero. In questo caso, per esempio, ripeto, abbiamo detto per assurdo, moltiplicheremo per 2 sia l'ossigeno, sia l'idrogeno e sia il carbonio. E quindi la molecola ipotetica sarebbe stata C6H4O3. Benissimo. Faremo nelle prossime lezioni altri esercizi un pochettino più complicati rispetto a quello che abbiamo visto, però è importante sottolineare il concetto di formula minima, formula molecolare, formula di struttura, quindi inserire eventuali isomerie, e la formula sterica, che è la formula più completa in assoluto che possiamo ottenere. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like. Arrivederci.